mercoledì 29 ottobre, bentornati a Occupy DJ. Io sono Valentina, mio fianco, trapuntino Alessandro. Ogni giorno. Beh, guarda, ieri sembrava mi voleva togliere i peli, oggi hai visto che cosa hanno creato, hanno disegnato un maglione. Sonno, e quindi avrei voglia di dormirci. Sì, è un modello completo, poi c'è anche quello matrimoniale. Faccio la puntata così appoggiata oggi. Ok, faccio il letto della Pixar. No, a parte gli scherzi cosa? No, io sono... Non mi convince! Sono un disastro, ragazzi. Ieri ho perso la mia agenda che conteneva tutte le password possibili dei siti web e quindi oggi mi tocca ricambiarle. Perché siamo in un momento di generosità pegorerra. Se la testa non fosse attaccata al corpo, probabilmente perderei anche quella. Ci faccio un'offerta che lui non vuole rifiutare, non può. Ma... oggi puntata super teen, infatti avremo tre ospiti che arrivano direttamente dai talent. Partiamo con le Donatella, quindi Giulia e Silvia, che hanno partecipato alla stessa edizione di X Factor. E poi verrà a trovarci Alessandro Casillo a fine puntata. Perciò giornata talent, altro che noi. Esatto, noi invece siamo pronti per partire con la segreteria telefonica. Ormai andiamo avanti per spintoni. Sì, te, no? Sì, ma perché stiamo trovando una giusta intesa negli spazi, spostate. Allora, segreteria telefonica, noi intendiamo un messaggio vocale che ci potete lasciare al nostro numero di WhatsApp. 342-8795-900. È un po' che non lo facevo, quindi ti mettevo alla prova. Lo sento quando arriva, ti cambia il tono. Esatto, perché quest'anno siete voi a scegliere il tema di puntata, avete questa opportunità e quindi noi vi vogliamo invitare a mandarci questi messaggi in modo da parlare di problematiche, proporci nuovi argomenti appunto di cui parlare qua a Occupy DJ. Ne abbiamo scelto uno anche per oggi, ascoltiamo. Ciao Occupy DJ, ciao. Ieri sera sono uscita con amici e ho detto che lo Yulm è un'università farlocca. Poi ho scoperto che la nuova fidanzata del mio amico studia proprio lì, non avrò più il coraggio di guardarla in faccia. Beh, tra l'altro ringrazia anche uno dei nostri autori, Walter, che anche lui ha ottenuto una laurea proprio allo IUM. Quindi sono due le persone con cui sicuramente non potrei parlare, però dai, non è fatto... Poteva andare molto peggio. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Molto peggio. In realtà, quando pensiamo a qualcosa da non dire, ci viene spontanea poi dirla, no? Io quando entro in una situazione, in una stanza, so già che ci sono quelle parole che non devo dire, sia la situazione che sia, è come se andassero in canna, perciò sono pronte, non appena l'inconscio inizia a lavorare, boom, ecco che escono. Esatto, io quando magari una persona ha un difetto molto visibile, specialmente in volto, dico no, non devo guardarlo, e poi lo guardo e mi scappa sempre da dire. Dice che fai un commento, certo, che abbia a che vedere. Certo. Ma di commenti e di frasi fuori luogo la redazione se ne intende, perciò vediamo cosa ci raccontano nel loro RVM. A volte succede di pronunciare una frase e subito dopo rendersi conto di quanto sia uscita male. In un mondo in cui si comunica con superficialità e con troppa rapidità, capita spesso di non pesare le parole e di incappare in gaffe imbarazzanti. Finché si tratta di un'uscita infelice con la compagna di classe, ce la possiamo cavare con delle scuse, una risata e poi il tempo sistema le cose. La notorietà invece ti impone di ragionare bene e scegliere con massima cura le parole da usare, pena la gogna pubblica, l'imperituro scherno sui media e a volte ripercussioni sul lavoro. Chiedete a Carlo Tavecchio, ripreso dalle telecamere mentre diceva... Pogba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. Risultato, la UEFA ha sospeso il presidente della FIGC per 6 mesi. Ma c'è chi il lavoro l'ha perso del tutto, proprio a causa di una gaffe che sa molto di lapsus freudiano. È il caso della povera giornalista sportiva Susanna Collins. Blackhawks team is ready. All season long they have been saying that this is the season that matters. And despite the fact that they've had such a tremendous amount of sex during the regular season. La rete è impazzita, ma se n'è presto dimenticata. Lei sicuramente d'ora in poi ci penserà molto bene prima di aprire bocca. Abbiamo visto che in determinate situazioni bisogna stare particolarmente attenti. In una di queste è l'ambiente di lavoro, dove una frase fuori luogo ti può addirittura far perdere l'impiego. E difatti su Business Insider un career coach ha stilato del career coach, quindi un coach del lavoro, magari sei colpa mia, forse sono un po' rincoglionito. Ma perché? Così è proprio gratuita.
Vabbè, ha stilato delle frasi da assolutamente non dire al proprio capo. Fra queste abbiamo: ho fatto del mio meglio e dove lavoravo prima funzionava diversamente. Quindi cerca un po' di scaricare la responsabilità. Altre classiche sono: non posso oppure non è di mia competenza. Comunque tutte, come dicevi, che provano a scaricare responsabilità o a chiudere il dialogo. Esatto, è vero che bisogna essere onesti e sinceri il più possibile, però bisogna anche dosare un po' le parole da dire, perché appunto in ambito lavorativo soprattutto bisogna stare molto attenti. Meglio peccare di prudenza, ma siccome prudenti non sempre siamo e di cavolate ne spariamo, oggi vi chiediamo: raccontaci quella volta che hai detto o scritto una frase così infelice da voler sprofondare e scomparire. Hashtag mi è uscita male. Scriveteci sulla nostra pagina di Facebook Occupy DJ, su Twitter @OccupyDJ o al numero di WhatsApp 342 87 95 900. Le gaffe capitano a tutti, però quando però diventi VIP, quindi hai una certa notorietà, queste gaffe diventano di dominio pubblico e continuano a rimbalzare sulla rete, specialmente su Twitter. Tweet Parade. 4, 3, 2, 1. Tweet Parade sulle gaffe che abbiamo trovato sul web. La posizione, esatto, numero 5 troviamo Stefano Guerrera che dice: Naomi Campbell si congratula con Malala per il premio Nobel, ma il correttore lo modifica in malaria. No, questa poverina, cioè in realtà Malala ha vinto il premio Nobel appunto per la pace. La ragazza pakistana. La ragazza pakistana, esatto. E è andata male. Congratulazioni Malala. Voleva fare magari una massa, regalarci una massima, invece no. Alla posizione numero 4 invece troviamo Manuel Bateman che dice: d'ora in poi a ogni figura di merda penserò a quella volta in cui Kanye West ha bloccato un concerto esortando due paralitici ad alzarsi. Sì, e questa cosa appunto è rimbalzata sul web tantissimo. Madonna, io torno in camerino, non esco più. Ma lui invece penso non si sia fatto troppi problemi conoscendo il personaggio. Posizione numero 3 troviamo Roberto Saviano che dice: che Corrado Guzzanti avesse ragione l'ho sempre saputo. Oggi abbiamo le prove. Fuga di cervelli all'estero, Gasparri si scorda il corpo qui. Quindi stiamo parlando della diatriba fra Gasparri e Fedez. Dovreste, immagino lo sappiate un po' tutti, però nel caso cercate qualcosa di più su internet che trovate. Al secondo posto troviamo David is a blog, che si tocca così il collo. Io quella tra Luca Giurato e l'autocorrettore dello smartphone me la immagino come una partita a scacchi, che vinca il migliore. Grande Luca Giurato, lo vogliamo ospite a Occupy DJ. Posizione numero 1, rullo di tamburi, abbiamo il triste mietitore, dice: se crocifiggiamo Tiberio Timperi per una bestemmia fuori onda, mi aspetto la riesumazione di Germano Bosconi per un sinodo del cadavere. Ecco, il sinodo del cadavere, per chi non lo sapesse, io l'ho scoperto oggi, è un processo post mortem che si fa in caso di offesa alla Chiesa, appunto. Cioè, immaginatevi a Mosconi che bel processo che arriva. Esatto, sigla! Ma è il momento di ascoltarci un po' di musica, lo facciamo con Ed Sheeran con Thinking Out Loud. Questo era Ed Sheeran con Thinking Out Loud, dove nel salotto... possiamo essere romantici anche noi a volte. Sì, con un salotto così anche a me verrebbe ad essere romantico. 200 metri quadri. Ci vediamo invece fra pochissimo con le Donatella. 15 e 14 minuti sempre in diretta dallo studio di Occupy DJ. Oggi stiamo parlando di gaffe che qua nel nostro studio sono all'ordine del giorno. Io do proprio il massimo per regalarvene un po'. Oggi vi abbiamo chiesto: raccontaci quella volta che hai detto o scritto una frase così infelice da voler sprofondare e scomparire. Hashtag mi è uscita male. E le gaffe che ci avete inviato sono le figure. Vediamo da che social ci arrivano. La prima da Facebook, Alessia Marcellini, che salutiamo, ci dice: mi è capitato per sbaglio di scrivere condoglianze a uno che si stava sposando. È stata colpa del correttore, lo giuro. Non so cosa sia peggio, scrivere condoglianze a uno che si sposa o congratulazioni a un funerale. In caso inverso, la seconda direi, sì. Su WhatsApp, Paolo, chiamare la propria ragazza col nome della ex vale? Diciamo che non è proprio galante, non è carino. Non penso che le sia andata molto giù alla sua ragazza, Stefano da WhatsApp dice: una tipa che mi piaceva tantissimo stava scherzando con me sull'abbigliamento brutto di certa gente. Io le rispondo aggiungendo le Hogan tra gli orrori. Lei mi guarda imbarazzata, secondi di silenzio, butto un occhio alle sue scarpe e... ecco le Hogan. Mamma mia, la monnezza che ho fatto. La monnezza, parola giusta. Andiamo. Tu non commenti, lui mi guarda, aspetta che io ti capisco che cosa. Lanciata sulle Hogan, ho detto parliamo delle Hogan. Sono un po' nel mirino di tutti, no? Allora, il momento della tripletona, partiamo con I'm Oak con On Trees and Birds and Fire.
Robin Schulz e Jasmine Thompson, Sun Goes Down. E Calvin Harris con Florence Walsh, Sweet Nothing. La tripletta composta da I'm Oak, Robin Schulz, Jasmine Thompson e Calvin Harris con Florence Walsh. Nel frattempo ci hanno raggiunto in studio Silvia e Giulia, le Donatella. Ciao. Benvenute. Benvenute ragazze. Ciao a tutti. Allora, voi avete partecipato 2 anni fa alla 6ª edizione di X Factor. Adesso è ricominciato. Voi che ricordi avete di quell'esperienza? Bellissimi ricordi, è stata un'esperienza unica e ci ha dato tanto, anche perché noi prima di X Factor non cantavamo, quindi è stato proprio un inizio col botto, però abbiamo sfruttato l'esperienza al massimo senza lasciare appunto nulla al caso, ci abbiamo dato il massimo. Ci siamo anche molto divertite, insomma, siamo andate là molto spensierate, scusate, senza pensare insomma molto a... Senza troppe aspettative? No, esatto, assolutamente, ci siamo impegnate al massimo, non avendo fatto nulla, di conseguenza era il minimo che potevamo fare, lanciarci in questa esperienza e dare il massimo e cogliere quello che potevamo in modo molto spontaneo. Esatto. Visto che l'avete affrontato così, adesso col senno di poi, l'avreste affrontato in un altro modo o ci sono delle cose che avreste cambiato, che vi sareste vissute in un modo diverso là dentro? Io credo di no, anche perché ti dico, l'ansia che avevamo prima di ogni performance, secondo me l'abbiamo tuttora, quindi di conseguenza è proprio è l'emozione, no? Ti porta ad essere molto emozionato. Io lo vivevo malissimo il minuto prima di salire. Sì, però è normale. Che così poi è anche succede. Quello che ti dà la carica per affrontare. No, sì, poi secondo me ci sono varie fasi della vita, cioè un talent show come X Factor secondo me va vissuto in modo molto spensierato, la carica, l'adrenalina e la grinta è una nota molto caratteriale, cioè noi abbiamo grinta e passione in ogni cosa che facciamo, quindi il fatto di non aver mai cantato non ha fatto sì che fossimo più deboli, cioè abbiamo creduto al massimo, semplicemente l'abbiamo vissuta con più spensieratezza e non architettando, studiando tanti atteggiamenti, pur essendo in televisione, quindi anche perché posso dire, noi di carattere facciamo poi fatica a strutturarci, diciamo magari no, facciamo così, poi arriviamo e facciamo tutt'altro. Allora è diventato un punto a favore, no? Magari sì, dell'essere arrivati così. Ma siamo così in generale, non è cambiato anche nell'arco del tempo, poi ovviamente ora siamo molto più consapevoli, ma è la fase di crescita dell'età, poi che ti arricchisce, le persone che incontri, piuttosto che le esperienze, anche le bastonate e le porte chiuse in faccia aiutano, quindi certo, assolutamente. Soprattutto. E cosa vi è successo in questi 2 anni? In questi 2 anni siamo usciti col primo album intitolato Unpredictable con Sony Music, 6 mesi, più o meno 4-5 mesi dopo l'uscita di X Factor. Siamo state testimoni al Maxi Bon Spagna e Messico l'estate 2013 e ora siamo uscite col primo singolo in italiano, pronte a uscire col disco a inizio anno, quindi siamo in fase di lavorazione del disco in moto. E il vostro rapporto tra di voi, come è cambiato? No? Cioè, ricordiamo che insomma, avete un rapporto molto viscerale con gli screzi anche normali tra fratelli, tra sorelle. Normale. Avendo a che fare col mondo della musica e con questi anni assieme, è cambiato in qualche modo il vostro rapporto personale, al di là poi del lavoro? No. No, diciamo che noi siamo sempre state abbastanza indipendenti. No, stavo pensando perché effettivamente... Attenta a quello che dici. No, noi comunque, fin da quando eravamo piccole ci hanno sempre diviso anche a scuola, quindi comunque i nostri spazi li abbiamo sempre avuti, non è che è una cosa, è un legame che è molto naturale, no? È nato, c'è sempre stato perché ci cercavamo noi, non è mai stato imposto. Quindi di conseguenza è così ancora. Sì, diciamo ora. Che la musica ha solo arricchito ancora di esatto. più il nostro rapporto. Diciamo che rispetto a gemelli che magari hanno sì il lavoro separato e la vita, insomma, divertimenti e amici insieme, noi abbiamo tutto insieme, cioè dalla scuola di moda, a qualsiasi corso che facciamo, a qualsiasi lavoro, viviamo tutto insieme e insieme viviamo anche gli stress, tra virgolette, le preoccupazioni, quindi magari alle volte ci sono screzi, però il bello di essere gemelle è che comunque rispetto che a un'amica non hai mai paura di ferire, perché se anche si discute dopo 5 minuti si torna a posto. Lavando le mani. No, siamo molto sincere, quindi sì. Questo aiuta a darsi la carica al momento giusto, ma anche la sgridata all'ultimo e dire senti giù, tanto sappiamo che è sempre tutto ok, capito? Non, sappiamo che comunque non ci divideremo mai. Ecco, questo è assodato. C'è una simbiosi. Sì, beh, infatti sono un po' preoccupata per futuri sposi. Futuri le sposi, no, scambi le cose. Vero uno, insomma. Però dico, casa io doppia. Ho detto, io sinceramente un appartamento comunicante lo vorrei, perché almeno non per essere materialista, capitemi, però anche l'armadio, io non so qual è la mia mamma, capito, per dirti che ormai è così naturale. Un dramma. Vedremo come gestire, intanto pensiamo ad ora. Dopo ne parliamo, dopo ne penseremo.
Il 19 di settembre è invece uscito il vostro nuovo singolo Scarpe Diem. Si nota una bella differenza rispetto alle canzoni contenute nell'album passato, partendo dal fatto che cantate in italiano. Finalmente. È stata una vostra scelta voluta? Sì, assolutamente sì. Noi amiamo cantare in italiano e diciamo che la scelta del disco prima è stata una scelta molto sperimentale. E durante questo anno abbiamo studiato molto anche noi stesse per dare un'impronta, secondo me, di stile nostro. E tutto quello che è raccolto poi nel disco, che sarà, perché Scarpe Diem è un singolo, ma abbiamo già parecchi pezzi pronti e finiti, stiamo concludendo l'album adesso, ci sarà una vera impronta nostra. Diciamo che abbiamo voluto ricrearci uno stile nostro ben preciso. Le canzoni, tra l'altro, parlano spesso e volentieri, trattano temi nostri, parlano di noi, e quindi sia stata puramente una nostra scelta. Sì, che poi penso anche sia fondamentale, insomma, raccontare anche di noi stesse, di noi nei brani. Sì, siamo molto ironiche, come avete appunto potete ascoltare in Scarpe Diem, cioè riusciamo a trattare temi in modo sdrammatizzando tradimenti piuttosto che delusioni, ma trattiamo anche temi di teenager insomma in crisi d'amore, piuttosto che felici per amici. Sì, poi quello che succede un po' a tutti, insomma, chi non è mai stato deluso, rimasto deluso. Ma adesso infatti ne continuiamo a parlare, prima però... Dopo averne parlato un pochino, ci vediamo Scarpe Diem. Scarpe Diem, viene naturale chiedersi, ne stavamo parlando poco fa. Vi capiterà spessissimo di scambiarvi i vestiti? Sempre. E le scarpe, sì, di conseguenza. Avete lo stesso numero? Esatto. Sì, stesso numero. Stesso. E l'armadio in comune anche? Sì, 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 tutto in comune. Sempre per rimanere in tema comunque di moda, vediamo, cioè, sappiamo che state molto attente al look, e volevamo chiedervi: curate voi stesse la vostra immagine? Mm-hmm. Sì, sì. Parte da voi? Da sempre. Diciamo che amiamo anche assorbire un po' quello che vediamo, quindi è capitato di magari anche X Factor, piuttosto che in tantissime altre occasioni, vedere trucchi, acconciature, anche stili. Andiamo spesso sui blog di moda, amiamo i mercatini londinesi, quindi siamo piuttosto curiose che amanti della moda, quindi non parliamo, sì, diciamo, di firme. Io non mi vesto firmata, semplicemente amo andare a cercare o scovare cose vintage, spunti, abbinarle insieme. Sì, più curiosità che... Quando possiamo andiamo sempre a Londra, quindi ci, sì, vedi in mezzo ai sacchi, sai, nei mercati. Mi ricordo questa scena, se la devo raccontare, perché entravo in questo negozio, eravamo io, mia madre e mia sorella, una nell'angolo con un sacco pieno di calze a rete, tutte colorate, poi l'altra le maglie, l'altra, cioè, facciamo il disastro, quando giriamo tre donne è un... Però no, è bellissimo, no, è molto bello, però non è che ci pensiamo tanto a come vestirci, è una cosa parecchio naturale. Ma per esempio, al fenomeno fashion blogger, come reagite? Seguite o non rientra nei vostri interessi? No, io seguo Chiara Biasi perché è una ragazza bellissima, però non mi piace molto, mi apprezzo la ragazza, non seguo le... come posso dire? Lo stile. Lo stile, no. Okay. Perché non mi dire, non l'ho mai fatto, però lo apprezzo volentieri. Sì, sono belli. Vabbè, ma uno può seguire una persona perché fa bellissimi scatti, bellissime foto, ci sono varie ragioni. Obiettivamente no, non seguo tanto. Seguo per esempio Rihanna, che oltre ad essere una cantante è un'icona di stile, mm-hmm, ma perché secondo me è sempre più avanti rispetto alle mode che arrivano qui. E quindi magari se vuoi uno spunto lo vai a vedere. E forse gioca anche a suo vantaggio questo molto fatto, che sia molto, scherzi, intraprendente. Sì, sì. Molto, molto. No, però io ho notato che questo fenomeno fashion blogger sia molto in evidenza in questo periodo, quindi ne vedo tantissime. Ma tornando invece al vostro singolo, abbiamo visto che c'è la collaborazione di Dante dei Two Fingers, di Fred De Palma. Come sono nate queste collaborazioni? Ma diciamo che sono nate in maniera molto spontanea e naturale. Ci stimiamo come artisti, ma siamo soprattutto amici, quindi questo, tra l'altro, è un brano che risale a un anno fa, inizialmente registrato in studio dei Two Fingers, poi in seguito è stato inserito Fred, che era la ciliegina che volevamo all'interno del disco, cioè del singolo. E questi scambi anche un po' di stili diversi hanno creato, secondo me, un bel mood del pezzo. Che rapporto avete invece con i social? Come vi rapportate agli hater? Ma noi, cioè, abbiamo noi in mano la pagina ufficiale, Instagram, siamo un po' ovunque. Sono un po' imbranata, devo ammettere. Sì, non sono troppo, no, però mi piace. Abbiamo un rapporto molto diretto, ci piace comunque, anzi, meno male esistono le persone che ti seguono, i fan, quindi...
siamo in prima linea a rispondere felicissime di ogni messaggio positivo, anche negativo, perché ce ne sono purtroppo. Certo. È bisogno. E non so se conoscete la nostra rubrica, che si chiama appunto Spazio Hater. Sigla. Quando si diventa popolari è normale che ci sia sempre qualcuno che abbia da ridire qualcosa. Allora noi abbiamo trovato in rete questo tweet che parla di voi e vorremmo che voi ce lo commentaste. Dice: siete tanto brave, ma perché vi fate costruire dei personaggi e testi che sono fotocopie di quello che stanno passando in radio in questo periodo? Dell'agguerrito. Esatto. Innanzitutto rispondete? Sì, rispondo. Sì. Onestamente non è stato costruito, quindi me la cioè nel senso se la può prendere direttamente con me, è colpa mia e sua. No, e onestamente trovo che ognuno debba fare quello che si sente. Non trovo che Scarpe DM sia una fotocopia di un pezzo già esistente. E l'insieme di questa collaborazione per me è stata vincente, appunto perché è nata in modo spontaneo, non è stata costruita, non è stato scelto nulla, ma abbiamo voluto come primo singolo in italiano buttare fuori qualcosa che potesse essere criticabile, ma non una via di mezzo. E quindi ci siamo assunte tutte e due le nostre possibili colpe, tra virgolette, o responsabilità. Sì, non avevamo senza pensare a troppo cosa si può dire. Non deve fare quello che si sente, dovevamo trovare qualcosa che racchiudesse un po' anche le nostre esperienze, perché a ogni ragazza è successo rimanere, anche a ogni ragazza, certo. Perché sono una donna, quindi parte giù per lei, sono un po' femminista, no, in questo. E quindi ho detto, perché no, io con mia sorella, quando siamo un po' tristi giù di morale, io senti Silvia, ma chi se ne frega, andiamo a farci un giro a far shopping. Esatto. Quindi abbiamo voluto ironizzare senza troppo, un po', insomma, in maniera semplice, quello che può essere il fenomeno del tradimento, della delusione. Bene. Grazie mille ragazzi. Grazie, in bocca a voi. Al lupo, grazie a voi. Per la ricordiamo il singolo del nuovo album. Scarpe Diem. Esatto, magari tornerete a trovarci quando sarà. Speriamo presto. Invece noi siamo pronti per lanciare un'intervista che abbiamo realizzato lo scorso lunedì con Alessandro Casilla e noi ci vediamo domani. Terzo blocco di Occupy DJ, nel frattempo ci ha raggiunto in studio Alessandro Casillo, bentornato. Grazie mille, ciao. Allora, sappiamo che sei arrivato diretto da scuola, proprio solo per noi Occupy DJ. Eccoci I tuoi compagni qua. Come la prendono? Ma bene, sono contenti. Un po' invidiosi, immagino. No, vabbè, dai, ci facciamo due risate tutti insieme, come al solito, no, bello. No, ma ci stava dicendo, meno male che mi avete chiamato. Esatto, meno male. Chiamate più spesso. Esatto, sì. Allora, ricordiamo un attimo, tu sei passato a trovarci nel dicembre scorso per presentarci il tuo singolo Niente da perdere. Esatto. E a gennaio è uscito il tuo nuovo album, Hashtag Ale. Esatto. Sei soddisfatto dell'album? Soddisfattissimo, è andata veramente molto molto bene. Sono veramente contento, abbiamo lavorato un sacco a questo disco ed è venuto fuori una cosa bella, poi è andato anche molto bene le prime settimane, mi sono ritrovato secondo in classifica, quindi è stata veramente un'esperienza molto bella, poi ovviamente si gira anche, non so, tutta l'Italia per filmare le copie del disco, ho avuto l'opportunità di vedere i miei fan da vicino, comunque sapere come la pensavano su questo disco e devo dire che sono veramente contento di come è andata. E dopo questa soddisfazione ne arriva un'altra, infatti da pochissimo è pubblicato qua in manuale, esatto. Il tuo libro Tutto il mio mondo, esatto. Di Fabri Editori. Esatto. Da chi è nata l'idea di mettere per iscritto un po' la tua vita, le tue Ma esperienze? È nata un po' da tutti, ecco, è stata un'idea molto bella, in questo libro è contenuta la mia vita, cioè parla di quello che sono, di quello che ho fatto dall'inizio ad adesso, da quando ho fatto 18 anni. Ed è stata un'esperienza molto molto figa, molto bella, perché poi sono stato anche un po' aiutato, ammetto, perché poi alla fine scrivere un libro è complicato, è difficile, quindi ho fatto diversi incontri con una ragazza che mi ha aiutato a scrivere questo libro ed è stata un'esperienza completamente nuova, perché poi alla fine cantare è totalmente diverso dallo scrivere, che poi le due cose poi si possono collegare nello scrivere canzoni, però è un'altra cosa. È stata un'esperienza nuova, molto molto bella, mi sono divertito un sacco. E prima dicevi che per l'album sei riuscito, entrando a contatto con i tuoi fan, a ricevere anche dei feedback, no? in modo molto diretto. Per il libro ti è già capitato? Ma adesso farò delle firme autografi a Milano, Roma, Napoli e vedremo un po' cosa ne pensano di questo libro. Ho letto tanti commenti sulla mia pagina su internet. E cosa ne pensano le tue fan? Dicono che è molto bello, quindi sono veramente contento, anche perché comunque è una soddisfazione personale grandissima. E speriamo piaccia tanto. Io veramente
come sempre ci metto tanto amore e tanta passione nelle cose che faccio e spero che comunque sia apprezzata una cosa del genere, quindi speriamo piaccia. A proposito di fan, prima ci chiedevamo, cioè, hanno un nome le tue fan? Sì, si chiamano Casilline. Eccolo, Casilline. Non perché sono piccoline, però. Senti Ale, come dicevi tu poco fa, il libro racconta molto della tua vita in modo molto dettagliato, ma c'è qualcosa che hai deciso di tenere per te, di non raccontare? Ma in realtà ho raccontato veramente tutto, cioè, ho parlato dell'amore, di quello che penso io dell'amore, del mio percorso musicale, ho parlato veramente di tutto, ma al di fuori della musica, anche del rapporto con i miei amici, con la mia famiglia, davvero di tutto. Quindi contiene veramente la mia personalità, tutto quello che sono. Quindi mi sono raccontato, mi sono liberato, ho parlato di tutto quello che faccio e di tutto quello che sono. E allora, mentre noi proviamo a tirargli fuori qualche segreto torbido che non è riuscito a inserire qui, noi intanto ci vediamo, niente da perdere. Ti sei annoiato un pochino, girando questo video, mi è parso di capire così occhio e croce. Bellissimo. Comunque, guardando questo video, il video sembra voler dire sono diventato grande. Sì, è stato girato anche un po' per questo, no? Comunque da un periodo dove ero più piccolino, più bambino, avevo 14, 15 anni, è stato un po' un salto per far capire, qua siamo cresciuti. E quindi abbiamo deciso di fare questo video un po' più spinto, un po' più adulto, appunto per far capire che comunque Alessandro non è cambiato, è comunque il solito ragazzo di sempre, però comunque è cresciuto. Per toglierti magari le etichette, esatto, che si appiccicano, esatto, giusto? Esatto, perché dalla scorsa volta che ci sei venuto a trovare sei diventato maggiorenne, è cambiato, esatto, qualcosa, tipo... Io quando ho fatto 18 anni la prima cosa che volevo fare era avere la patente. Tu stai studiando? Uguale, soltanto che sta teoria è difficilissimo da passare, sto facendo un sacco di quiz. Ma però... no. Infatti il nostro collega Marco Mixup ce n'ha messo di tempo, lo salutiamo già che ci siamo. No, è difficile veramente la teoria, sto studiando un sacco, adesso tra poco darò l'esame, penso, però... È difficile. Beh, io l'ho presa a 24 anni, in ritardissimo. Io sono ancora neopatentato. Tra un mese faccio finalmente un anno di patente. Però sempre legato al tema dei 18 anni, un altro pensiero che sia magari quello del voglio andare a vivere da solo, no? Ma questo è un pensiero che hai oppure stai comodo con i tuoi a Buccinasco? Allora, è un pensiero che ho perché comunque arriva il periodo dove devi staccare e dire basta, devo crescere, devo iniziare a vivere la mia vita, un po' come i miei genitori hanno fatto tanto tempo fa. Io sono un po' mammone, ti dico la verità, mi piace stare a casa, mia mamma non mi fa, come mio papà in realtà, non mi fanno mai mancare niente, ed è più comodo, è più bello, poi è difficile, è una scelta di vita che devi fare, per il momento penso, per me sia ancora presto, anche se penso che comunque sarebbe una bella esperienza comunque, andare a vivere da solo è una roba figa secondo me, però con tante difficoltà, tante responsabilità nuove, è complicato. Ma vediamo col tempo come va. Correggimi se sbaglio, ma è vero che i tuoi genitori ti hanno detto che finché vivrai a casa con loro non ti potrai fare tatuaggi? Beh, certo, sì. Mamma mia. Ma perché tu vorresti farli, ma ci hai già provato, ma in realtà no. Sul tatuaggio, a me i tatuaggi sugli altri mi piacciono un sacco. Se devo immaginarmi con un tatuaggio vedo sì, ma anche no. Poi con il fatto che mio papà proprio con i tatuaggi, no, se torno a casa col tatuaggio mi uccide veramente, cioè, no, perché proprio non gli piacciono. Per gli orecchini ci hai messo tanto. Sì, mamma mia, ma pensa che con gli orecchini è preso più come un dispetto, perché mio papà e mia mamma mi hanno sempre detto quello che non ha fatto tuo fratello non lo fai neanche tu, giustamente. Chiaro. Siccome io volevo il motorino, loro non me lo volevano comprare, io ho saputo che mio fratello aveva fatto l'orecchino, anche se poi dopo l'ha tolto dopo una settimana. Mi faccio l'orecchino, l'ha fatto mio fratello, lo faccio anche io. È partito come un dispetto. Certo. Poi alla fine li ho tenuti perché poi mi piacciono. Sei stato una settimana con le mani sulle orecchie. Sì, ma sì. Ma tutto bene, Ale? Sì, sì, sì. No, vabbè, mi ha accompagnato alla fine, però perché ci vuole il consenso del genitore. Chiaro. Adesso per fare i buchi alle orecchie e tutto. Però è partito più. Sì, anche per fare gli orecchini adesso bisogna essere maggiorenni e tutto. Poi sei partito più come un dispetto che come. Però è andata così. Ma senti, sappiamo che sei anche un appassionato di calcio, non sì. solo lo segui, ma lo giochi. Sì, lo pratico. Si può dire, in italianese. E sappiamo, collabori ancora con la nazionale cantante? Sì, sì. Gioco quasi tutte le partite con loro ed è bellissimo. Mi diverto un sacco, uno perché il calcio comunque è la mia seconda passione dopo il canto, dopo la musica, e mi diverto un sacco. Poi a quanto pare sei pure bravo, visto. Ma abbiamo visto le pagelle. Giochicchio, mi piace un sacco giocare a me da quando sono piccolo. Ho iniziato a giocare a 5 anni, mi ricordo le foto che ero un nanerotto con quelli più grandi. Mi è sempre piaciuto giocare a pallone.
E quando va con la nazionale è bellissimo. E abbiamo visto un po' di pagelle della nazionale, sì, cantanti, dove diciamo belle cose su di te e su Moreno. Sì, sì, giochiamo, siamo i due attaccanti. Vi trovate bene? Sì, sì, dai. E a proposito di Moreno, ci hai mai pensato a una collaborazione assieme? Ma Moreno è molto bravo, molto bravo. Poi chi lo sa, vedremo, cioè nel senso non lo so. Non lo so ancora, però dai, è bravo Moreno. Cioè ti piace anche come genere? Sì, sì, moltissimo. In realtà io ascolto di tutto. Il rap mi piace un sacco, mi piace molto l'hip hop, ma poi mi piace anche la musica leggera, la musica italiana, mi piace un sacco. Io dipende da periodo, quando sono triste magari ascolto una roba, quando sono un po' più impresa bene ascolto un'altra cosa, dipende. Senti, leggendo il libro salta fuori un po' il lato sensibile di Alessandro, sì, no? E la natura sensibile. Sì. Sappiamo che... Ci puoi raccontare quell'aneddoto ai magazzini generali con la litigata con i tuoi genitori? Ah sì, ai magazzini generali avevo combinato, adesso non mi ricordo benissimo che casino avevo combinato con i miei genitori, fatto sta che io non parlavo con i miei genitori da più di una settimana e mezza, due settimane, ed era arrivato, mi ricordo, però avevo litigato veramente di brutto con i miei genitori, che non ci parlavamo proprio, cioè io ci stavo veramente male, ed era arrivato il giorno del concerto ai magazzini generali. Mi dispiaceva, cioè comunque in un momento così bello, io il mio primo vero concerto a Milano, nella mia città, io comunque non mi parlavo con i miei genitori. Non allora arrivare salgo sul bello palco, carico. Salgo sul palco e crollo, cioè non proprio il mio cuore, il mio corpo doveva dire qualcosa ai miei genitori. Crollo emotivamente, scoppio in lacrime e dico guarda questa è la canzone per mamma e papà, scusatemi se ho fatto queste cavolate. Adesso non mi ricordo esattamente che cosa avevo combinato, comunque l'avevo fatta arrabbiare talmente tanto che non mi parlavo proprio. E vedevo mia mamma che era da sopra, che ha cominciato a piangere, lì sono scoppiato e ho cantato tutta la canzone così. Cioè, una suonata di brutto proprio. Però è stato un momento... Più sentita. Sì, è stato un momento bello, comunque è arrivata questa cosa. È stato un momento molto emozionante, anche per tutti i miei parenti che erano lì, comunque. È stato un momento bellissimo. Bello. Senti Ale, continuiamo a parlare di sentimenti profondi, sì, con il prossimo video di Ci credo ancora. Yes. Poi ne parliamo insieme. Ci credo ancora, una canzone d'amore, yes, ma non è l'unica che hai scritto, perché ne hai dedicata una anche ad una ragazza che ti ha spezzato il cuore, vero? Beh, sì. Raccontaci un po' l'aneddoto, come è andato, perché lo racconti nel quale, libro. Ma quello del fast food? Esatto. Ah. Ma in realtà ci sono... quella canzone là che in cui racconto nel libro è la canzone del primo album, che si intitola Quasi vivere. Che è una canzone che appunto ho dedicato a una ragazza che si chiamava Chicca, Federica. Ciao Fede. Ciao Federica, spero che non vedrai mai questa cosa, no, perché mi uccide. Una no, in pratica a me piaceva un sacco questa ragazza, però lei proprio non mi voleva proprio niente, non c'era niente da fare, ci sono stato dietro un sacco di tempo, mi pare un annetto, finché poi ovviamente non mi sono più fatto sentire né niente. E dopo un po' di tempo ci siamo rivisti in un fast food e abbiamo cominciato a parlare, ho detto guarda Fede, questa canzone qua, perché lei non ascoltava la mia musica, faccio questa canzone qua, ho provato a scriverla con i musicisti che mi hanno aiutato a scrivere, gliel'ho fatta sentire, lei si è messa a piangere, da quel momento là lei si è, tra virgolette, non innamorata di me, però nel senso si è ricreduta, no? Sì, mi ha rivalutato. Però io giustamente ho detto no. Ciao. Era passato il treno. Cioè, sì, cioè è stato male un annetto, quindi adesso basta. Cioè, non è che si senti la canzone allora. Adesso però ha capito l'approccio. Quando conosce una ragazza passa subito il CD, prima anche ancora di presentarsi. Ascolta questa canzone, vediamo se funziona. Adesso mi ucciderà, sicuro, mi ucciderà. Senti, nel libro parli anche un sacco di Sanremo, no? Sì. Ricordiamo, hai vinto l'edizione del 2012. E dopodiché hai provato a ripartecipare sì, per due volte senza però riuscirci. Sì. Perché secondo te nelle edizioni di Fazio non sei riuscito ad entrare? Ma non lo so, si diceva che i minorenni non potevano andare a Sanremo, che poi quelli dei talent non potevano più andare a Sanremo. In realtà non c'è un perché ben preciso, magari il pezzo non era adatto, sai che poi mandi il pezzo e loro valutano se piace o meno. Non lo so, però io sono contento, nel senso... Ci continuo a riprovare, anche quest'anno sicuramente riproverò, sì, sì, perché è un'esperienza da rifare, cioè io se penso all'esperienza più bella della mia vita, anche quella più dove mi sono
strizzata. Però, altro che ansia. Sì, no, lì è incredibile, cioè veramente ti manca la saliva, sei lì che proprio tremi. Io non riuscivo a parlare proprio, cioè stavo male. Cioè, mi viene da non respirare, è una cosa incredibile Sanremo, perché sai di essere a Sanremo, cioè quando sali dici, no però sono a Sanremo, sono cioè, Sanremo. Ragazzi, cioè stai proprio male, io non, mi ricordo che proprio non riuscivo a muovermi, cioè stavo veramente male, però è un'esperienza incredibile, cioè la rifarei altre mille volte, cioè veramente bellissimo, quindi ci riproverò finché non mi prenderanno. Bravo. Ale, senti, allora abbiamo parlato poco fa che hai superato, hai compiuto 18 anni, no? Sì. Ed è proprio di questo di cui parla il nostro prossimo gioco, più o meno 18, okay. Sigla. Allora, istruzioni, esatto, per l'uso del gioco. Esponiamole. Ti facciamo vedere delle foto, okay, di persone famose, più o meno della tua età, e tu ci dovrai dire se hanno più o meno 18 anni. Ok, ma se sbaglio succede in coppino, pam. Lui so che è Michele. Michele Bravi. Michele Bravi, sì. Però sai che non so se ha 18 anni, penso di sì. Sì, neanche di più. Compie 20 anni a dicembre. 20 anni a dicembre. Prossima. Prossima foto. La blogger. Questa è Chiara Nasti. Bravissimo. E non ha 18 anni. Bravissimo. Prossima. 2 su 2 per sono ora. Un fenomeno, ragazzi. Aia. Questa la è... riconosci? Aspetta. Lordi. No. Cantante, no. Cosa, neozelandese? Sì, neozelandese. Lei non so abbia, più di 18 anni, no? Non ancora. Invece però. Perde il peluche. Anche vabbè, se sembra effettivamente più grande. Sembra più grande. Sì. Prossima. Ultima. Lui è Harry Styles, sì, di One Direction, e avrà più di 18 anni. Esatto, bravissimo. 20 anni. Dai, 3 su 4. Bravissimo. Alla grande. Sono cavallo. È andata bene. pensavo che era molto più difficile, mi stavo già preoccupando, ho detto no, faccio delle figuracce. Ale, grazie, grazie mille, vi saluto a trovarci. Grazie. Ricordiamo a voi. Tutto il mio mondo di Fabri Editori. E yes. In bocca al lupo per il Crepi. Libro. Esatto. Grazie mille di tutto. Alla prossima, dopo Sanremo, dai. Crociamo le dita noi. E noi adesso, invece, vi salutiamo. Sì, esatto. Ci vediamo domani. Hasta luego. Ciao.